Il nostro viaggio alla scoperta del Casoletto della Val di Sole inizia a Malé, presso la stalla di Alessio Rauzzi, laurea in sociologia, allevatore, mi piace ricordarlo, con una protagonista che è la protagonista di questa valle, no? Storicamente parlando, cioè la razza bruna. Sì, siamo all'azienda agricola Maso San Biagio, che non è solo di mia proprietà, ma è l'azienda della mia famiglia, diciamo. E noi alleviamo da sempre la bruno alpina. E è una razza tipica, caratteristica del nostro territorio e della Val di Sole in particolare, che ha sempre avuto una lunga tradizione di allevamento della bruno alpina. Noi stiamo parlando della filiera alpiculturale, che prevede l'alpeggio e una alimentazione legata a questo territorio. Sì, è un modello il nostro che cerca di coniugare gli elementi della modernità che la modernità ci propone con gli elementi tradizionali della nostra storia. Quindi un allevamento di tipo moderno che però cerca di mantenere e recuperare quei valori, chiamiamoli, della tradizione. Tra l'altro queste vacche stanno molto al pascolo, cioè i mesi estivi nell'alta montagna, ma anche nei periodi intermedi sono spesso all'aperto. Sì, è un allevamento che pratica sistematicamente l'alpeggio, quindi tutti gli animali giovani sono al pascolo nel periodo estivo e nell'anticipo e nelle code di stagione, quindi nei mesi di maggio e di settembre-ottobre, e anche le vacche adulte, le vacche in produzione, praticano l'alpeggio, quindi per circa 90 giorni sono in montagna. Vediamo poi l'alimentazione rigorosamente foraggi alpini. Sì, l'alimentazione è di tipo tradizionale, quindi a secco, non prevede l'uso di tecniche di insilamento, quindi foraggio e una quota di cereali. E dalla stalla eccoci presso il caseificio. Siamo nella struttura cooperativa Cercen di Terzolas con il presidente Stefano Albasini, che è anch'egli un piccolo produttore. Del resto, presidente, il fatto di essere dei piccoli produttori è ciò che vi caratterizza. Certo, il caseificio Cercen è formato da piccoli produttori di tutta la bassa Val di Sole. Siamo circa 65 soci. Il caseificio lavora, l'80% del latte lo lavora a grana, Trentin grana, e il 20% a casolet. Il casolet è una nostra specialità, e viene fatto con del latte di mucca, con mangimi non OGM, solo fieno e sale e caglio. Un'altra caratteristica vostra è l'artigianalità, no? Che utilizzate nella produzione. Certo, noi il casoletto lo facciamo ancora come una volta, viene fatto anche questo con caglio, sale e il buon latte di montagna. La mano del casaro. Certo. Abbiamo parlato del casolet, ora parliamo del Trentin grana, un prodotto simbolo anche per questo caseificio. E ne parliamo con Michele Mazzara, che è il casaro del Trentin grana. Un'altra lavorazione rispetto a quella che abbiamo appena visto, a iniziare dal latte. Sì, questo latte qui arriva alla sera e viene messo in delle vasche di acciaio, perciò quando arriva è grezzo, no? Durante la notte rimane lì tutta la notte, e sopra fa la panna e sotto rimane il latte magro. Alla mattina viene fatto scendere aprendo i coperchi e lì è solo latte magro. Poi dopo c'è il giro del latte della mattina, dove il latte è grezzo, è intero e viene messo insieme al magro, perciò si trova sui 500 litri di latte magro e 500 litri di latte grasso, per un totale di 1000 litri. Poi dopo viene scaldato, portato a 27 gradi,
viene messo il caglio, il siero innesto e poi dopo circa 10 minuti si rassoda e viene rotto con uno spino in acciaio e poi viene cotto a 43,5 e poi si deposita sul fondo e si forma una forma di 90 kg. È una cagliata che viene rotta, viene spaccata, viene ridotta a piccoli granellini, no? Simile al riso. Sì, viene ridotta proprio piccola e perché cuocendola si deve asciugare e poi dopo quando arriva a 43,5, ma sono gradi Remur, non sono gradi centigradi. In questo modo questo prodotto è pronto per una lunga stagionatura e fino a quanto può arrivare? Cioè noi qui abbiamo del formaggio anche di 36-38 mesi, però la stagionatura normale è 24 mesi. Qui si dice che 10-12 mesi si può tagliare e mangiare così da pasteggio e invece per grattugiare sulla pasta stagionato così è di 24 mesi. Casolette della Valle di Sole, formaggio a latte intero, fresco, un prodotto fresco e per parlarne abbiamo raggiunto il caseificio Presanella di Mezzana e siamo con il suo presidente Diego Fezzi, anch'egli allevatore. Anche questa è una piccola struttura e vediamo la lavorazione di questo prodotto che utilizza innanzitutto, presidente, il latte di una munta sola. Ci siamo preoccupati molto di recuperare un prodotto che si stava estinguendo. Il Casolet però è un formaggio tipico della Val di Sole, il nome stesso deriva da Casoleus, era un prodotto casereccio. È un prodotto che si faceva perché con la munta? Perché si faceva con latte che era poco generalmente, perché quando ne avevano un po' di più conferivano il caseificio, che erano i caseifici turnari di una volta, e invece il casolet si faceva quasi esclusivamente in casa o sulle malghe di bestiame giovane, perché il bestiame giovane aveva la vacca da latte per il pastore. Il pastore si occupava di farsi il casolet, perché poi una volta non è che c'erano tante cose, tante vivande. Una di quelle era un modo per conservare il prodotto. È storia comune di tutta la Val di Sole, Val di Rabi compresa ovviamente. Noi stiamo vedendo la lavorazione con una cagliata grossolana e questo ci indica un formaggio che diventerà un formaggio fresco innanzitutto. Sì, diventerà un formaggio a pasta, quello che diciamo è un formaggio tenero a conservazione, diciamo a stagionatura breve. Stagionatura è un mese e 40 giorni. Esiste una nicchia di prodotto a latte crudo che viene marchiato con il simbolo dei presidi di Slow Food. Sì, certo. Naturalmente quello è a latte crudo, vuol dire che non subisce alcun trattamento termico, se non quello di innalzare leggermente la temperatura a quel tanto che serve far sì che la caseina possa addensarsi, ecco. Noi stiamo vedendo anche delle tipologie che sono vostre, del vostro caseificio, no? Il casolet accompagnato con altri prodotti, altri sapori. Sì, si cerca di arricchire il prodotto con altri sapori, dall'erba cipollina alla salvia, alle noci. La vostra struttura è molto attenta anche alle tematiche che riguardano l'alleanza con il consumatore e in questo caso attraverso questo percorso oggi come ieri parliamo anche dell'alleanza con i turisti, perché voi siete diventati una destinazione. L'alleanza con i turisti è strategica, e naturalmente essere aperti al prodotto e anche alle osservazioni, ma c'è una visione strategica in questo, perché serve soprattutto a potenziare la vendita sul territorio,
perché quello è il primo modo per far sì che si dia una remunerazione possibilmente dignitosa agli allevatori. Chiaro che non possiamo pensare di vendere tutto sul territorio. Abbiamo anche un consorzio che funziona molto bene, che fa la parte che non riusciamo a fare noi. E anche... cioè, lavoriamo in sinergia. Non è che filiera corta significa essere contro la filiera lunga. Noi dobbiamo essere talmente duttili ed elastici da muoverci senza difficoltà su tutti i due livelli. Torniamo, Presidente, al Trentingrana, anche perché in questo caso parliamo di un formaggio stagionato o a lunga stagionatura, quindi anche al gusto parliamo di una cosa diversa. Beh, naturalmente dobbiamo dire che il Trentingrana resta pur sempre il fiore all'occhiello, perché comunque è formaggio che richiede più accortezza, più professionalità, richiede alla fonte un latte di alta qualità, perché noi è inutile che ce lo raccontiamo, ce la giochiamo sulla qualità. Noi la qualità non è che la raccontiamo e basta, si può verificare. Partiamo dal latte che è principalmente prodotto da vacche di razza brunalpina, e non è a caso, perché quello è una garanzia di un latte che ha un alto titolo in caseina, che è poi la parte proteica che ci serve per produrre il formaggio. Quando è indicato iniziare il consumo, cioè dopo quale periodo di stagionatura? Beh, si può avere anche una parte di prodotto che si consuma anche da pasto, però naturalmente quello non è ancora Trentingrana e Trentino giovane, perciò su questo non mi soffermo. Noi parliamo di Trentingrana e diciamo dai 20 mesi in su, dai 18 mesi in su, ecco. Poi ci sono anche sul Trentingrana, abbiamo una piccola nicchia di Trentingrana di Malga, che vuol dire che è prodotto da latte che ritiriamo dalle nostre malghe. Naturalmente ricordiamo Trentingrana DOP, D-O-P. Eh beh sì, questo è Trentingrana DOP, perché abbiamo anche un altro formaggio che è DOP, ma quello è il principale. Sì, è formaggio d'origine protetta e ha buon titolo per esserlo, ecco.